Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Blitz ambientalista alla Pinacoteca Nazionale di Via Belle Arti. Cinque attivisti del movimento Ultima Generazione, poi denunciati, si sono cosparsi di passata di pomodoro davanti all'opera, la strage degli innocenti di Guido Reni. Sul muro hanno scritto i nomi delle vittime della frana di Ischia. I metodi di protesta non sono condivisibili, ha commentato il sindaco Lepore, ma tenere alta l'attenzione sui temi dell'ambiente. La prefettura di Bologna ha attivato in via precauzionale una vigilanza nei confronti della deputata Elish Klein per possibili rischi dopo l'attentato che ha colpito ad Atene la sorella Susanna, diplomatica all'ambasciata greca. Lo stesso prefetto Attilio Visconti spiega a ETV che si tratta di una misura di protezione decisa in attesa di ulteriori valutazioni che lunedì prossimo saranno discusse in un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. A ETV le voci dei residenti di via Fogazzaro a Borgo Panigale che lamentano una difficile convivenza con il McDonald's di viale Togliatti che serve pasti anche di notte. Lunghe file di auto, degrado e risse nel parcheggio vicino, raccontano, il comune deve rivedere gli orari di apertura del fast food. Il PD bolognese organizza una giornata precongressuale per presentare la candidatura di Elish Klein, che non può presenziare per impegni nella capitale. Arriva a sorpresa Stefano Bonaccini, che si prende la scena e spiega ai 200 delegati la sua idea di partito futuro. Accese nel pomeriggio di oggi le luci dell'albero di Natale della città di Bologna, come da tradizione posizionato in piazza Nettuno. Si tratta di un abete alto 30 metri, uno dei più grandi, ed è stato donato anche quest'anno dal comune di Lizzano in Belvedere. Era un esemplare pericolante che minacciava le abitazioni circostanti, scelto perché doveva essere comunque abbattuto. Quest'anno le luci dell'albero verranno accese dalle 18 all'1. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale Blitz ambientalista alla Pinacoteca Nazionale di Via Belle Arti. Cinque attivisti del movimento Ultima Generazione si sono cosparsi di passata di pomodoro davanti all'opera La strage degli innocenti di Guido Reni. Sul muro hanno poi scritto i nomi delle vittime della frana di Ischia. Tutti sono stati denunciati in serata, poi è arrivato anche il commento di condanna del gesto del sindaco Matteo Lepore. Facciamo il punto in questo servizio. Dopo aver pagato il biglietto per entrare alla Pinacoteca Nazionale di Bologna poco dopo le 11 di questa mattina, cinque attivisti di Ultima Generazione Movimento Ambientalista hanno raggiunto la sala dove è in esposizione La strage degli innocenti di Guido Reni. Davanti all'opera due di loro si sono versati addosso passata di pomodoro. Gli altri, nella parete accanto al dipinto, hanno incollato un'immagine di Casamicciola dopo la frana con una didascalia Strage degli innocenti, riportando i nomi delle vittime più giovani e aggiungendo Ischia Governo e Italiano 2022, un blitz che ha imposto la chiusura per alcune ore del Museo di Via Belle Arti in zona universitaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Bologna Centro e il 118. I militari hanno trovato cinque attivisti, provenienti da diverse province, nella sala davanti al dipinto. Ognuno aveva incollato una mano al pavimento usando la colla. I visitatori sono stati accompagnati all'uscita. Disastro di Ischia, basta risarcimenti, si lavori su prevenzione e adattamento, spiegano i militanti di Ultima Generazione in una nota. Il sangue versato da noi oggi nella sala di questo museo è un simbolo. Le vittime di Ischia e della crisi climatica hanno versato il proprio sangue, hanno perso la propria vita per davvero. I nostri governi sembrano non intendere la gravità di queste tragedie, la verità del sangue delle vittime. Chiediamo azioni immediate per impedire nuovi episodi simili. I carabinieri, una volta che hanno fatto alzare i cinque attivisti, li hanno identificati. Al termine degli accertamenti verranno denunciati, in base a quanto si apprende, per deturpamento. Il materiale che avevano con loro, incluso il finto sangue che poi era passata di pomodoro, è stato sequestrato. Nel tardo pomeriggio, a margine dell'accensione dell'albero di Natale in piazza del Nettuno, anche il sindaco Matteo Lepore ha commentato l'accaduto. Ma io credo che siano tanti gli attivisti e le persone sensibili ai temi dell'ambiente nel nostro paese e in Europa.
questi fatti, queste manifestazioni si ripetono. Io credo che le opere d'arte vadano rispettate. Allo stesso tempo voglio ringraziare le forze dell'ordine che sono intervenute con grande professionalità. Alla fine credo che l'opera del Guido Reni si sia salvata e questa è la cosa più importante. Allo stesso tempo dobbiamo tenere alta la guardia sui temi ambientali, perché anche se i modi non sono condivisibili, i temi della lotta per l'ambiente sono temi comunque importanti. La prefettura di Bologna ha attivato in via del tutto precauzionale una vigilanza nei confronti della deputata Ellie Schlein per possibili rischi dopo l'attentato che ha colpito ad Atene la sorella Susanna, diplomatica all'ambasciata greca. Lo ha confermato questa mattina lo stesso prefetto Attilio Visconti, spiegando che si tratta di una misura di protezione decisa in attesa di ulteriori valutazioni che lunedì prossimo saranno discusse in un comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Facciamo il punto in questo servizio di Federico Balletti. Noi abbiamo applicato una misura in questo momento che potrebbe anche essere quella finale, che qualora il comitato lo ritenesse sufficiente, però naturalmente è da una valutazione da comitato. Noi abbiamo attuato in via preventiva perché sono questi giorni che non c'è il comitato, ma poi dovrà essere esaminata e eventualmente ratificata dal comitato. È lo stesso prefetto di Bologna, Attilio Visconti, a spiegare che in via precauzionale è già stata attivata una vigilanza nei confronti della deputata Ellie Schlein dopo l'attentato che ha colpito ad Atene la sorella Susanna, diplomatica all'ambasciata greca. Si tratta di quella che in termini tecnici viene chiamata vigilanza radiocollegata, con passaggi frequenti e numerose soste dove l'onorevole vive e lavora. Questa protezione è stata decisa in attesa di ulteriori valutazioni che lunedì 5 dicembre in prefettura Bologna saranno al centro di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per approfondire la questione e valutare i provvedimenti da prendere. Faremo una valutazione lunedì in comitato e l'ordine e sicurezza pubblica, dove verrà appunto esaminata la posizione dell'onorevole nel suo contesto di lavoro bolognese, perché a me compete quello ovviamente, e vedremo che cosa le forze di polizia riferiranno, e dopodiché applicheremo comunque una misura provvisoria. L'abbiamo già applicata, una vigilanza radiocollegata. Se si può dire in cosa consiste questa protezione? Si può dire, per il momento è una vigilanza radiocollegata, naturalmente all'abitazione, al posto di lavoro, quando c'è Bologna l'onorevole, viene attuata dalle forze di polizia. L'ambito al quale è stato ricondotto l'attentato ad Atene a Susanna Schlein risulterebbe essere quello dell'area anarchica, un mondo antagonista che anche a Bologna si è reso protagonista di azioni di protesta. Saranno le indagini delle forze di polizia, spiega ancora il prefetto, a valutare quanto la deputata sia esposta a possibili rischi. La posizione dei soggetti che sono esposti viene valutata a seguito di indagini e approfondimenti che fanno le forze di polizia, che in questo momento stanno compiendo e che lunedì riferiranno in comitato. Da quel momento in poi valuteremo il grado di esposizione al rischio e tareremo la misura più appropriata. Ed ora ci spostiamo a Borgo Panigale. I residenti di via Fogazzaro hanno contattato la nostra emittente per lamentare alcuni disagi di traffico e di viabilità a causa degli orari del fast food di Viale Togliatti. Il comune, dicono, deve assolutamente intervenire. Facciamo il punto in questo servizio di Sara Ferrari. Auto in fila, clacson durante la notte, risse. I residenti di via Fogazzaro lanciano un appello per risolvere la situazione che riguarda l'area adiacente al fast food di Viale Togliatti. Le auto, fermandosi e accedendo al McDrive, si fermano durante la notte, si creano delle file e le persone, gli utenti, ecco, non fanno altro che suonare il clacson in piena notte in maniera continuata, si formano addirittura delle lunghe code che arrivano fino alla strada, quindi creano disagi anche sulla viabilità ordinaria, ecco. Nonostante abbiamo chiesto l'intervento degli operatori del McDonald's, della polizia municipale, nessuno è mai intervenuto, tant'è che queste situazioni si ripetono nel tempo, ripeto, in maniera continuativa e pesante, molte notti e durante tutto l'anno. Nessuno a livello della proprietà o degli operatori del McDonald's, nessuno a livello dell'amministrazione comunale, nessuno a livello delle polizie o comunque delle forze dell'ordine ha mai fatto nulla per trovare una soluzione a rivedere una situazione che
vi garantiamo, è diventata insostenibile. I problemi, segnalano i residenti, sono anche le soste nel parcheggio e le condizioni di una pista ciclabile non adeguatamente pulita dai rifiuti che viene utilizzata impropriamente. Dopo aver preso il sacchetto del cibo si spostano praticamente nell'area adiacente, che sono 30 metri, e lì consumano quello che devono consumare, ma poi si fermano con schiamazzi di vario tipo, musica alta, urla, è successo anche più di una volta che ci sono state delle risse. Dietro abbiamo una ciclabile e tutti i ragazzi del delivery, che naturalmente loro stanno lavorando per l'amor di Dio, la usano come accesso alla strada principale, quindi invece di percorrere lo stradone, tornare indietro dalla rotonda per recuperare tempo, loro attraversano una ciclabile, una pedonale, dove di sera si esce con i cani, si esce con i bimbi, quindi anche da quel punto di vista chiediamo un intervento risolutivo da parte dell'amministrazione, del quartiere. Lei stessa ha presentato già alcuni esposti. Io ho fatto l'esposto, io ho fatto l'esposto in comune, per precisione l'8 luglio dello scorso anno, del 2021. Naturalmente è cambiata la giunta, quindi il nostro documento era finito in fondo a un cassetto, e grazie a un contatto che sono riuscita ad avere con un assessore a primavera di quest'anno è stato riesumato la nostra pratica da questo cassetto, e il comune sì, si sta interessando, però con dei tempi che diventano lunghi. Noi siamo arrivati che non ne possiamo più, cioè per dormire sono costretta a prendere l'aereo e andare da un'altra parte. E naturalmente ci auguriamo che il comune intervenga per risolvere la situazione. Ora apriamo la pagina politica. Le grandi manovre bolognesi in casa PD in vista del nuovo partito che verrà oggi avrebbero dovuto segnare un punto a favore di Elish Klein. La sorte però ha deciso altrimenti. Sentiamo che cosa è successo da Gianfranco Parmigiani. Avrebbe dovuto essere Schlein Day, si è risolto invece nel Bonaccini bis. Ironia della sorte e sfighe della logistica, la giornata schleineniana, approntata dalla segretaria provinciale del PD bolognese Federica Mazzoni, un'assise pre-congressuale alla vigilia della sfida che la stessa Eli Schlein lancerà domani a sostegno urbi et orbi della propria candidatura, si è verificato invece il blitz del presidente regionale Stefano Bonaccini, l'altro candidato forte alla leadership nazionale di ciò che resta dei Dem nel dopoletta, prendendosi tutta la scena, introducendo i lavori davanti a 200 persone sparse in vari tavoli, più o meno traballanti, ribadendo la sua idea forte di partito sulla scia dell'Ulivo di Romano Prodi e mandando un messaggio all'assente Eli Schlein per sopraggiunti impegni, come si dice in gergo, evidentemente ritenuta collettrice di istanze di sinistra più ristrette e radicali. Non ci devono essere scissioni, noi dobbiamo costruire un partito democratico che sia la famiglia dei riformisti e progressisti. Certo, per favorire questo bisogna davvero far sentire tutti a casa propria e far sentire chi viene da culture differenti e proviene da culture differenti, ma che ha creduto nel Partito Democratico, che sia davvero anche la sua famiglia, non solo di qualcuno. Perché se diventa la famiglia solo di qualcuno, il rischio è che davvero chi non si senta protagonista magari abbandoni anche silenziosamente, come tanti, troppi hanno abbandonato silenziosamente in questi anni. E ad un anno dalle mobilitazioni davanti ai cancelli della saga Coffi di Gaggio Montano, lo ricorderete perfettamente, mobilitazioni promosse da Comune, Città Metropolitana e Fondazione per l'Innovazione Urbana in collaborazione con i sindacati FIOM-CGIL e FIM-CISL, è stata presentata l'idea dell'inchiesta sociale che prende le mosse proprio da quell'esperienza sindacale che poi si è conclusa positivamente. Sentiamo allora gli obiettivi di questa inchiesta sociale, di che cosa si tratta, dai promotori dell'iniziativa. È trascorso un anno dalla mobilitazione dei 220 lavoratori della saga Coffi di Gaggio Montano che hanno rischiato di perdere i loro posti di lavoro. Dopo la lunga e complicata avvertenza sindacale e i 100 giorni di presidio permanente davanti all'azienda, la mobilitazione si concluse con la firma in regione di un accordo che rilanciò il sito produttivo salvaguardando l'occupazione.
Da questa premessa e dalle relazioni sindacali, istituzionali e di solidarietà fra i cittadini della montagna è nata l'esigenza di raccontare quello che è rimasto di questa esperienza e di questa profonda e radicata rete di relazioni e sostegno reciproco. Sono le prerogative e le aspettative dell'inchiesta sociale dedicata alla saga Coffi e promossa da Comune, Città Metropolitana e dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana, con la collaborazione dei sindacati FIOM CGL e FIM CISL. Vogliamo raccontare come i 100 giorni della saga Coffi hanno cambiato la storia della montagna e dell'Appennino. Perché raccontare questa storia? Perché questo percorso può essere replicato anche su altre vertenze, perché il mondo del lavoro in montagna deve rimanere, perché l'industria in montagna deve rimanere, e questo è l'impegno di Bologna. Saranno delle interviste e poi un documentario e delle pubblicazioni. Useremo questo materiale per mostrare ad altre situazioni, magari in difficoltà, come si può condurre una battaglia insieme per salvare la produzione, fare rimanere il lavoro sul territorio. L'inchiesta sociale sì, è una novità, è una delega nuova per un'amministrazione pubblica. Cominciamo con un esperimento molto molto importante. Questo vuol dire interviste, vuol dire focus group, vuol dire incontri di comunità, vuol dire osservazione partecipata, vuol dire esserci e stare in un territorio. Cambiamo argomento. Troppi contagi tra pazienti ed operatori sanitari negli ospedali bolognesi, lo evidenzia il sindacato FIALS, che chiede un incontro ai vertici sanitari nel mirino, le cosiddette bolle, ovvero le stanze degli ospedali dove vengono ospitati pazienti per altre patologie che poi finiscono per risultare positivi. Sentiamo allora la dichiarazione del segretario Alfredo Sepe. Ancora bolle Covid negli ospedali di Bologna e provincia. Gravi criticità al Sant'Orsola Malpighi, dove ci sono di nuovo bolle Covid anche nei reparti dove ci sono pazienti fragili. E c'è la solita problematica anche dei percorsi pulito e sporco, dei carichi di lavoro e dell'assistenza diretta che deve essere erogata a questi pazienti nelle cosiddette, dicevo prima, bolle. Problemi gravi anche al maggiore. Negli ospedali di periferia come Bentivoglio, problemi anche nelle altre realtà del territorio come Imola, quindi di nuovo bolle Covid, quindi di nuovo un'organizzazione, una gestione volta al contenimento della pandemia che non rispetta le istanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali e soprattutto non rispetta le problematiche dei lavoratori. E c'è anche un problema nel problema, ed è quello della cosiddetta indennità Covid, quindi l'indennità di malattie infettive. Vista la condizione comunque anche dei fondi contrattuali, che è al limite, siamo in un rosso profondo, i lavoratori si trovano ad operare nei confronti di pazienti ad alta complessità Covid, come abbiamo già detto, senza ricevere la dovuta indennità, quindi gli operatori non vengono pagati, non vengono valorizzati e c'è di nuovo il problema delle bolle Covid. Quindi facciamo un appello ai direttori generali dell'area bolognese di trovare soluzioni volte al contenimento della pandemia e trovo soluzioni che possano portare un inserimento di questi pazienti in padiglioni dedicati, anche per evitare la diffusione del Covid, sottolineando che quando ci sono le bolle Covid ci sono anche i problemi in pronto soccorso, perché ci sono meno posti letto da dedicare agli accessi di pronto soccorso. Il Salone della Guardia della Prefettura di Bologna ha ospitato la cerimonia di consegna delle medaglie al merito civile conferite a 4 comuni dell'area metropolitana, un riconoscimento anche per i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo. A Grizzana Morandi la medaglia d'oro, a Castelmaggiore, Casteldaiano e San Lazzaro di Savena la medaglia d'argento. Sono gli alti riconoscimenti concessi dalla Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai rispettivi comuni per i tragici eventi accaduti nel corso della Seconda Guerra Mondiale durante la lotta di liberazione dall'occupazione nazifascista. È un giusto riconoscimento per un territorio che ha vissuto, come gli altri comuni di Montesole, ha vissuto un periodo durante la guerra di stragi e di morti e di disagi veramente enormi. Quindi ringraziamo la Presidenza della Repubblica, la Prefettura e il signor Prefetto per questo conferimento. Oltre al tributo di vite umane come l'eccidio di Montesole, sono stati ingenti anche i danneggiamenti sul territorio, poi superati grazie all'apporto fornito da tutti nella fase della ricostruzione.
Castelmaggiore, che all'epoca aveva 6.000 abitanti, quindi un piccolo paese, ha avuto più di 100 caduti, oltre alla distruzione di una parte significativa del patrimonio abitativo. Abbiamo la caserma sul territorio, la linea ferroviaria, e quindi sicuramente eravamo un obiettivo anche dei bombardamenti, per cui siamo soddisfatti perché è un riconoscimento che va a tutti coloro che sono caduti per la nostra libertà. Sì, per noi è davvero un grande onore ricevere questo riconoscimento a 12 anni dalla nostra richiesta, dalla nostra segnalazione, ed è il merito di tanti cittadini, soprattutto tanti giovani che hanno dato la vita, che si sono sacrificati per permettere anche a noi di vivere in pace. Gli alleati entrano in Castelvetrano la sera del 5 marzo del 45, trovando un paese distrutto, deserto, anche perché i carabinieri, quel poco che era rimasto dell'amministrazione degli uffici comunali, è trasferito in una frazione. Dobbiamo anche ricordare fenomeni di eccidi, di famiglie intere, di innocenti senza motivo. Si intitola Fiori in canto, la mostra allestita nelle sale del Baraccano, che sarà visitabile fino a domani. La caratteristica dell'esposizione è quella di avere realizzato con i fiori le opere liriche interpretate da Maria Callas. Andiamo a vedere qualche anticipazione nel servizio. Carmen di Bizet è diventata una composizione floreale per omaggiare il soprano per eccellenza, Maria Callas. Le maestre decoratrici del Garden Club Camilla Malvasia di Bologna hanno realizzato le scenografie floreali ispirate a personaggi dell'opera lirica portati in scena dall'artista. Il Garden Club è appassionato di fiori, appassionato di natura, appassionata anche della caducità del fiore, che esprime tutti quelli che sono i problemi del nostro mondo, i problemi del vivente. Poi le compositrici in questa occasione hanno deciso di dedicare questa mostra a Maria Callas, che è una bella occasione anche per parlare di questione femminile. La particolare mostra è visitabile fino a domenica nella sala museale Possati del Baraccano di Bologna, sede del quartiere Santo Stefano. Ci fa molto piacere ospitare annualmente questa mostra, una mostra del Garden Club Camilla Malvasia, che è un'associazione che ha sede sul nostro quartiere ed ha questa particolarità proprio di lavorare sul tema del bello, ma c'è un'attenzione particolare e una ricostruzione di composizioni che ricordino il tempo in cui, anche il tempo passato. Ci sembra importante perché il quartiere ha molto a che fare col verde, molto a che fare con i fiori. Accese nel pomeriggio di oggi le luci dell'albero di Natale della città di Bologna, come da tradizione posizionato in piazza Nettuno. Si tratta di un abete alto 30 metri, uno dei più grandi ospitati nella piazza, ed è stato donato anche quest'anno dal comune di Lizzano in Belvedere. L'albero era un esemplare pericolante, scelto perché doveva essere comunque abbattuto in quanto minacciava le abitazioni circostanti. La cerimonia di accensione è stata accompagnata dalle note del coro Montepizzo di Lizzano in Belvedere. Quest'anno le luci resteranno aperte dalle 18 fino a l'una di notte. È andata Maria Elena Mele. 1, 2, 3. Buon Natale a tutti e a tutte. Non un vero e proprio conto alla rovescia, ma l'effetto dell'1-2-3 del sindaco Lepore ha creato l'atmosfera necessaria per l'accensione dell'albero di Natale nel centro di Bologna, in piazza Nettuno. Ad accompagnare la cerimonia le note del coro di Montepizzo di Lizzano in Belvedere. L'abete, dell'altezza record di 30 metri, quest'anno resterà acceso dalle 18 all'una per contenere i consumi. Il primo cittadino durante la breve cerimonia ha richiamato alla pace, alla solidarietà e alla speranza.
questo Natale credo tanti bolognesi vorranno sia un Natale di pace, di solidarietà e di grande unità. Abbiamo bisogno di avere un segnale di speranza e questo albero quest'anno rappresenta questo, pace, solidarietà e speranza. Quindi abbiamo voluto anche quest'anno ospitare un albero recuperato da Lizzano in Belvedere, dal nostro Appennino, e per noi è una giornata di festa e dedicata a tutta la città metropolitana di Bologna. Presente anche Sergio Polmonari, sindaco di Lizzano in Belvedere, comune da cui proviene l'abete. È un segno di amicizia fra la montagna e la città. Una città degnamente rappresentata da un grande sindaco che è riuscito in questo poco tempo che è insediato a fare davvero un collegamento fra la città e la montagna che non si era mai visto. Per i prossimi anni abbiamo già individuato una serie di piante che stanno diventando pericolose attorno delle case, dove gli abitanti di quelle case ci chiedono l'autorizzazione per eliminarle. Allora, anziché abbatterli per fare della legna da ardere, è bello portarle a Bologna e dare questo splendido dono alla città in un momento che ci unisce tutti nel segno della pace, dell'amicizia e del rispetto reciproco. E come abbiamo sentito, il servizio è stato realizzato a quattro mani da Massimo Ricci e Maria Elena Mele, che ha realizzato le interviste. Ora ci fermiamo, torneremo in studio fra pochissimo per parlare di altri argomenti. Restate con noi. Una foto non scattata è un ricordo che non c'è. A Natale puoi! Calabrese Fotottica realizza le tue foto in tante idee regalo. Foto su calendari, foto su tazza, su cuscino, foto su maglietta, puzzle, calamite, fotolibri, foto su tela, pannello e tanto altro. Calabrese Fotottica, via Benedetto Marcello 10, Bologna. Calabrese Fotottica, via Murri 193, Bologna. Foto più Optical Calabrese Fotottica, via Calzolerie 1/E, Bologna Centro Storico. Caft Calabrese Fotottica, via Emilia 6872, San Lazzaro, Bologna. Agenzia AGSA. Servizi specializzati per assistenza e cura anziani, disabili e persone costrette a letto, a domicilio e in struttura ospedaliera. 28 anni di esperienza sul territorio bolognese e uno staff composto esclusivamente da operatori sociosanitari professionisti, esperti e competenti. Sempre aggiornati nelle specializzazioni, il nostro metodo di lavoro assicura prestazioni ai massimi livelli professionali e risposte competenti a qualsiasi esigenza dei nostri assistiti o richiesta dei familiari. AGSA, disabili e anziani, in ottime mani. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni. Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'ANMIC. Ospite in studio il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24. La domenica pomeriggio è... Ma che bella domenica in TV! Non voglio mica la luna! Un viaggio attraverso i brani più belli degli anni 60, 70, 80 in diretta dagli studi di ETV con Mauro Malaguti. Maria novella, scusa. Maledetta primavera!
Ancora in diretta per parlare di musica, il Messia di Handel, come da tradizione, è stato eseguito con notevole gradimento di pubblico, naturalmente nella cornice della Basilica di Santa Maria dei Servi di Bologna. C'è Natale, musicalmente parlando, senza l'esecuzione del Messia di Handel. Non c'è atmosfera natalizia che si rispetti nella sua epicità senza l'esecuzione sempre del Messia di Handel. È con questa consapevolezza che un popò di 80 tra coristi, musici e cantanti hanno dato vita ad una superba quanto tradizionale esecuzione dell'oratorio datato 1741, tratto dalla Bibbia di Re Giacomo e dei Salmi del Book of Common Prayer, presso la Basilica di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore, Bologna, che parla non solo della Natività, ma anche della redenzione dell'umanità e in ultima analisi della vittoria sulla morte. Per questo ha un andamento meno intimista e molto più glorioso. Un brano che fin dalla sua composizione ha sempre catturato il pubblico di ogni nazione, è stato eseguito in tutto il mondo fin dalla composizione iniziale e ha sempre conquistato il pubblico perché ha una fluidità, una fruibilità che veramente appartiene a poche composizioni. Ed ora dalla musica passiamo al basket, ancora una sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega. I bianconeri hanno perso sul campo della Stella Rossa di Belgrado per 83-74. Vediamo. Perde la Virtus in Eurolega a Belgrado, 83-74 contro lo Stella Rossa, una delle formazioni oggi più in forma della competizione. La Virtus è arrivata all'appuntamento con tante assenze, vedi Schengeli e Teodosic. La squadra in campo è partita bene, cercando di non farsi condizionare dall'emergenza, ed è rimasta in partita nei primi due quarti, arrivando addirittura ad essere sopra di 10 sul 27-17. Poi il ritorno dei serbi, che nel finale di secondo quarto sono tornati a mettere la testa avanti, arrivando all'intervallo sul 42-41. La Stella Rossa ha preso decisamente in mano la sfida, allungando e toccando ben presto la doppia cifra di vantaggio. Nell'ultimo quarto una Virtus ormai stanca e non più in partita ha smesso anche di lottare. Lo stesso Scariolo a fine gara ha commentato la sconfitta, spiegando che la sua Virtus ha perso troppe palle e ha concesso troppo in aria. La difesa non è stata all'altezza e di fatto si è complimentato con lo Stella Rossa per la meritata vittoria. Adesso la cosa più importante, sono parole di Scariolo, è recuperare i giocatori. Prossimo impegno in Eurolega sarà venerdì 9 dicembre, ancora in trasferta contro l'Olympiakos, ma prima c'è il campionato che vedrà le Vunere impegnate domani a Varese. E con il basket si chiude questa seconda edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Io vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata con i programmi di ATV e un buon weekend. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.